Salve a tutti. È arrivato il momento di semplificare, di tirare le somme e fare una presentazione della Terra piatta. Sembra quasi una nuova scienza che cresce ogni giorno di migliaia di persone. Ho fatto centinaia di ore di ricerche, 10, 15 articoli sul mio sito e migliaia di visitatori e lettori, e nessuno è stato in grado di smantellare questo. Come ho detto 7-8 anni fa nel mio primo libro, che è gratuito, si parla della guerra dell'informazione, nell'era dell'inganno. Il motivo per cui ho realizzato questo è perché molte persone non sanno veramente nulla di come funziona il modello sferico della Terra. Le persone non sanno a che alta velocità ruotiamo, non sanno quando sorge la Luna, in quale fase lunare siamo. Altre persone non sanno cos'è il solstizio. Molti di noi hanno l'idea di questa immagine a sinistra del globo, mentre sta nascendo e crescendo l'immagine a destra e molte notizie valide le stanno sostenendo. Andiamo a vedere alcuni punti chiave per le persone nuove su queste informazioni. E parleremo anche di teorie e speculazioni. Nietzsche una volta disse: a volte la gente non vuole ascoltare la verità perché non vuole che vengano distrutte le loro illusioni. Questo è il caso di tante nuove informazioni. Attorno al 1400 molte persone iniziarono a pensare al globo terrestre grazie agli astronomi. Nel tardo 1400 arriva Newton col suo libro sulla gravità, mai terminato, grosso e voluminoso, e di questo uomo ne parlano ancora oggi e ce lo insegnano nelle accademie di scienze. In realtà era un cultore, un alchimista, un mago. Nelle università non insegnano molto su chi era Newton, specialmente se uno come lui era incernierato nei sistemi di credo di massa. Era collegato alla massoneria che derivava dai cavalieri templari, e sicuramente furono centinaia quelli che, non conoscendo, ascoltavano molto questo nuovo signore. Queste sono immagini e dimensioni di cui tutti credono. Le troviamo nelle enciclopedie, nelle scuole, nelle università. Ci mostrano diametri di circa 13.000 chilometri. Ci sono parecchie curvature da superare, no? Quello che ho fatto nelle mie ricerche è stato studiare la trigonometria sferica per risolvere, e questa è quella corretta. Per l'osservatore, il primo miglio diminuisce di 6 pollici e il secondo di 32 e prosegue al quadrato, perché questa è una palla, non una pendenza, e continua a mantenere il quadrato. Questo è corretto e tutti lo sappiamo, questo è corretto. Quindi dopo 100 miglia di cammino un uomo scende di 6.666 piedi. È una bella curvatura. Dopo 10 miglia scende di 66 piedi. Uno scienziato col quale ho parlato mi ha detto che è sbagliato, che questo è sbagliato, perché scende di 8 pollici per miglio. Punto. Gli ho inviato questo dicendo che dal suo schema viviamo su una piramide. Gli ho detto anche che è meglio se lascia la scienza e si dà al golf o d'altro. Ora, la curvatura è una delle cose principali. Una delle cose più semplici da comprendere nel modello della Terra piatta. Quello che possiamo vedere è che ci sono tante persone amatoriali che inviano razzi lassù e palloni aerostatici ed appare tutto veramente molto piano. In questa immagine possiamo vedere il Sole che non sembra lontano migliaia di chilometri. Un'altra cosa, l'orizzonte appare veramente piatto e la cosa interessante è che l'orizzonte rimane sempre all'altezza degli occhi. Per un momento immaginate di essere una pulce su una palla di basketball. Lo so, è difficile da immaginare, ma provate. Siete una pulce che salta sopra la palla di basketball. L'orizzonte si abbassa, non rimane all'altezza degli occhi. La pulce salta in alto 5 pollici, l'orizzonte dovrebbe abbassarsi. Non succede nella nostra Terra. Tutte le immagini hanno l'orizzonte piatto. Certo che sono solamente immagini, ma potete fare le vostre proprie ricerche. Questa è Chicago, la settimana scorsa sul lago Michigan, e potete vedere la silhouette dei grattacieli che dista 60 miglia. Questo è impossibile, dovrebbe trovarsi sotto l'orizzonte.
Vediamo tante cose della NASA e persone lassù, ad esempio le corporazioni come la Red Bull usano lenti GoPro che curvano l'orizzonte. Non esiste la curvatura che vediamo in questa immagine. È veramente impossibile. Dovremmo essere molto più in alto. È semplicemente una spazzatura di Photoshop. Nuovamente una curvatura strana causata dalle lenti GoPro. Qui possiamo vedere delle lenti GoPro che le correggono. Tutto ritorna normale. Inoltre, questo ponte lungo un centinaio di miglia in Cina non ha alcuna compensazione per la curvatura. E quando gli aerei volano, non dirigono il naso o la prua verso il basso oggigiorno. Volerebbero sicuramente verso lo spazio, fuori, nello spazio. Per una lunga ferrovia in India, un ingegnere non ha fatto alcun calcolo per la misurazione della curvatura e la compensazione. Un paio di settimane fa mi trovavo ad Almeria, nel Parco Nazionale. L'ho pubblicato sul blog WikiWiki. E durante una passeggiata mattutina riuscivo a vedere l'Algeria. Ho filmato questo che poteva sembrare strano, ma una volta tornato a casa ho verificato la distanza ed è lontana 75 miglia. Ho fatto un rapido calcolo matematico da cui risulta che dovrebbe trovarsi un paio di chilometri sotto l'orizzonte. Mare Mediterraneo, potete vedere 40 miglia piatte? Una barca. E quello che potete vedere all'orizzonte? Il Marocco, là in fondo. Potete vedere il Marocco e noi siamo in Almeria. Il Marocco è là in fondo e noi ci troviamo dall'altra parte del mare. Com'è possibile? Ora, con la Terra che gira a migliaia di miglia all'ora, pensate di alzarvi in volo con un elicottero per un'ora. Dovreste atterrare da qualche altra parte, a qualche centinaio di miglia. Ma il pensiero comune degli scienziati è che tutta l'aria ruota con la Terra, come tutta l'atmosfera. Quindi anche se il vento spira nella direzione opposta al movimento terrestre, anche questa viaggia a migliaia di miglia orarie. E se il vento muove le molecole dell'aria un po' verso nord, diciamo 10 o 20 miglia, questo vento dovrebbe muoversi ad una velocità differente. Questo non si adatta per niente. Questa ricerca ci lascia solo contemplare. Non ha alcun senso. Fin da quando eravamo giovani ci mostravano questa immagine di magma all'interno della Terra, ma nessuno ha mai fatto perforazioni profonde oltre 8 miglia. L'uomo non possiede la tecnologia per fare questo. Ci viene mostrato qualcosa che non abbiamo mai potuto osservare. Questo è il potere della magia che va diritta nel subconscio. Anche questo è molto interessante. La Terra ruota a 360 gradi ogni 24 ore. Chiunque è d'accordo su questo. È un pensiero comune. E noi viaggiamo attorno al Sole. Se il caso è questo, 6 mesi più tardi dovremmo trovarci dalla parte opposta del Sole, continuando a ruotare di 360 gradi ogni 24 ore. A mezzogiorno dovrebbe essere buio e da mezzanotte dovrebbe splendere il Sole. Prendete il vostro tempo perché richiede un po' di osservazione comprendere bene questo. Ma non si può discutere su questo. Prendiamo ad esempio la NASA. Si prendono qualche miliardo di dollari di tasse all'anno e le loro agenzie governative sono collegate con la massoneria, i progetti collegati con la Seconda Guerra Mondiale. Non desidero parlare della lingua rossa del serpente perché vorrei rimanere lontano da questo tipo di cospirazione. Voglio parlare di questo. L'allunaggio è stato un inganno difficile da fare. Se non lo credete, cliccate truffa su motore di ricerca e troverete voi stessi. Buona fortuna. Potete vedere la fine della Luna a qualche miglio di distanza, ma non ci sono stelle. Questo è un film di Stanley Kubrick. Basta che facciate le vostre proprie ricerche. È qualcosa di molto simile a questo.
Questa è l'immagine che la NASA ci fornisce. La potete vedere in tantissimi posti, nelle enciclopedie, nelle scuole, immagini di Google. Questa è un'immagine degli anni 70 della missione Apollo. Anche qui non si vedono stelle, non c'è il rigonfiamento all'equatore e non c'è alcuna evidenza del movimento rotatorio. Si tratta di una macchina fotografica con una tecnologia avanzata e nessuno che abbia mai pensato di immortalare questo veloce movimento rotatorio. Esiste un documentario della NASA della rotazione in un time-lapse di 12 ore dove si vedono le nuvole che non si muovono. È molto strano perché le nuvole non stanno immobili per 12 ore. Non abbiamo alcun clip della Terra che ruota anche se sappiamo che c'è il telescopio Hubble, come ci raccontano, la stazione orbitante, 20, 30.000 satelliti. È molto strano. E nessuno prova questa sensazione di girare. I terremoti si percepiscono, ma questa rotazione no. È molto, molto strano. Una immagine della galassia. Ognuno crede di vivere attorno al bordo di uno dei bracci a spirale. E noi siamo solo uno delle centinaia di milioni di pianeta come il nostro. Uno dei miliardi di galassie come la nostra. In mezzo a qualche parte, a caso, dal Big Bang. Questo è quanto ci viene raccontato da questa immagine. Siamo ancora qui, ma mai nessuna macchina fotografica è stata così lontana. Qui vediamo la nebulosa Quasar e le cose vanno avanti. Tutti crediamo in queste cose. E questo è abbastanza interessante. Possiamo vedere gli aerei in questa zona. Questa parte di altitudine è molto piccola nel cielo. Alcuni dicono che riescono a vedere i satelliti, che sono grandi come un'automobile, che si trovano oltre la parte alta di questa tavola, ad oltre 400 km di altezza. Esistono molti satelliti che si trovano a 200-300 miglia di altezza. Probabilmente i signori che li vedono devono possedere la vista di Superman. Forse dovremmo fare qualche trapianto transumano. Inoltre ci viene raccontato che volano nello spazio, ma personalmente credo che non possa esserci niente nello spazio, non credo nemmeno che esista lo spazio. C'è un'altissima temperatura pari a 70-80 gradi ad un'altezza di 87 miglia e non si spiega come possano funzionare bene le cose lassù con tutto quel calore. Questo è lo shuttle sopra questa curvatura esagerata che deforma l'immagine un po' troppo e abbastanza. È curiosa questa corsa dove lo shuttle attracca la stazione orbitante. Tutte e due viaggiano alla velocità di 103.000 km orari attorno al Sole, 4.800 km orari attorno alla Terra. E quando ho parlato con uno scienziato mi ha spiegato che è grazie ai propulsori intelligenti. Ed ho aggiunto che probabilmente nel vuoto tutto il carburante verrebbe risucchiato da qualsiasi apertura, appunto dove si trovano i propulsori. Lui si irritò un po'. Questa è l'alta definizione di essere scienziati. Vogliamo parlare anche delle passeggiate spaziali? Perché è necessario fissare tutti quei cavi là fuori? Per quale motivo devono riprendere questa cosa tutta blu? Ma quando ti metti a studiare una passeggiata spaziale sembra che tu veda sott'acqua, vedi fuori uscire bollicine dal casco di molte passeggiate spaziali e la NASA abitualmente usa le piscine per addestrare i suoi equipaggi. Questi sono i satelliti, 25.000, e nessuno si scontra contro l'altro, nessuno di essi va a cozzare contro la stazione orbitante e nessuno di loro scatta una fotografia alla Terra, a meno che non crediate che li usino solo per le previsioni meteorologiche dopo i telegiornali. Questo è un satellite col suo raggio armato. Questa è vera? Se cercate con Google Immagini ne trovate molte di immagini realizzate con Photoshop. Guardate questa foto. C'è un altro satellite dietro a questo. Sì, ecco qui. E se cercate per il GPS, questo è un satellite per il sistema militare o per la televisione o altre cose cui pensiamo siano utilizzati i satelliti. Ma la cosa più semplice è usare le antenne radio. Fanno tutto al suolo. A meno che non crediate ad immagini come questa. Questa è un'altra. Questo è Photoshop, il satellite, con le sue antennine sottili. Questo non è un computer grafico, ma un dipinto.
E arriviamo all'Hubble, avvolto nella sua carta stagnola che si trova lassù da una decina di anni. Scatta fotografie ai quasars, alle nebulose, alle stelle nane che implodono, ma non si è mai girato una volta per scattare una fotografia alla Terra. Nessuna fotografia della Luna. È molto strano, perché non esiste. È solo una grande bugia. Hanno scritto articoli sulle missioni di Marte, che vanno in missione su Plutone, ma questo è completamente senza senso. Qui potete vedere del nastro adesivo per essere sicuri che fa veramente il suo lavoro. E questa è un'altra immagine demenziale. Sembra più il deserto vicino alla California. E cosa? Cosa succede qui? Guardate gli pneumatici in queste immagini. Qui sembrano vere, e sullo sfondo si può vedere chiaramente una porzione della Terra con una tonalità arancio manipolata con Photoshop. E ci raccontano che vogliono presto colonizzare Marte. Molte altre fotografie generate col computer grafico. Questo è interessante. C'è un video dal vivo che credo si chiami Curiosità itinerante su Marte, ed il video da miliardi di dollari mostra questa conferenza giornalistica, ed in particolare questo signore, Adam Shelter o qualcosa del genere. Ma dovete vederlo questo video. Questo signore è un attore, sono tutti attori, ma questo signore è qualcosa di speciale. Seriamente, questa roccia è fredda o cosa? Wow! Seriamente, la roccia è fredda o cosa? E se la montagna era ben definita, che cosa potevo vedere da là e cose del genere? E alla fine trovi la chiave, velocemente. Beh, non proprio velocemente, ma alla fine la trovi. Dici qualcosa di profondo. Sono terribilmente umiliato per questa esperienza. Nel mio interiore ho sentito che non meritavo di trovarmi in questa posizione, di dirigere il team che ho comandato, perché certamente esistono tanti individui in numero più capaci di me. Dall'inizio alla fine, credo, dall'inizio alla fine, credo che questa nazione è la grande rappresentazione di un angolo o di un pezzo di umanità che riesce a raggiungere ed esplorare, e noi ingegneri siamo come una specie di produttori di utensili agricoli, pionieri, e questo riflette nell'attività e nelle nazioni del risultato e nelle azioni del risultato di questa sera. Quindi voglio dire, e quello che voglio dire è grazie alle magliette blu. Di sicuro questo meraviglioso teatro di questa sera, il dramma che ci ha permesso questa esperienza insieme, non ha rivali in tutte le nostre precedenti esperienze. E dopo questo veramente non ho null'altro da aggiungere, questa fotografia racconta molto di me. Adam, raccontaci dello sbarco. Bene, Greg. Non riesco a raccontarti molto di questo. Intendo, è stato buono. Sono un pochino scosso. In breve, è stato estremamente pulito. Abbiamo toccato il suolo in condizioni migliori delle nostre aspettative previste. La nostra, tuttavia, il desiderio, devo fare un preliminare.
I dati raccolti erano come fossero in un setaccio, nella cacofonia della stanza di controllo durante il festeggiamento, giusto? E grazie al mio buon amico Miguel San Martín, che è da qualche parte là in fondo, spero, e tuttavia molto nominale, notevolmente buona. I nostri errori di navigazione sono stati inferiori alle nostre aspettative. Significa che probabilmente abbiamo avuto un buon allineamento tra i sensori centrali celesti e l'inizio dei sensori inerziali, l'IMU. E la potenza del nostro viaggio sembra sia stato tutto eccellente. E qui è il mio amico Ben Thomas. Tutta questa conferenza stampa è la grande chiave che espone le NASA. Torniamo alla stazione spaziale. Ora è reale? Non esiste doccia, non c'è possibilità di fare il bucato, le ossa delle persone si deteriorano, i muscoli si deteriorano, vivono in una lattina ai limiti e sono molto felici quando suonano la chitarra lassù e quando abbiamo il link lassù con la stazione spaziale, sono allegri di nutrirsi di orsetti gelatinosi, giocare con la gravità zero, che è già stato fatto nell'aereo della NASA, portando in un'elevata altitudine positiva e creare nel giro di mezzo minuto la gravità zero. Vi raccomando i video online digitando ISS OX. La stazione spaziale non esiste. Eccoci qui. Osservate i colori dei pannelli solari. Richiedono il pieno di carburante per rimanere lassù. E se guardate col telescopio, quello che andiamo a vedere è questo. Barbaglia molto anche, ed è anche distorta questa immagine, è veramente strana. Molto probabilmente si tratta di un drone di una buona altitudine con un enorme schermo al plasma oppure un ologramma. Questa tecnologia esiste. E questa astronauta, osservate la forma della Terra attorno al suo braccio. Forse viviamo in un ottagono. Questa immagine non ha alcun senso. Quindi c'è un'altra chiave per la Terra piatta. La gente pensa che l'Oceano Pacifico sia una grande palla, una grande curvatura d'acqua. L'acqua mai, mai si curva. Cerca sempre il punto orizzontale più basso. Non esiste nulla in grado di replicare quest'acqua in nessun posto. C'è un buon articolo di Eric Dubay su questo argomento. Se siete interessati, andate su atlanteanconspiracy.com. Che cosa sta succedendo ora? Adesso è la gente che venera la scienza, in special modo i maschi che pensano: oh, sono intelligente, conosco un po' di numeri e posso ripetere la scienza, sono in grado di tenermi aggiornato sulla scienza attraverso il mio tablet, bla 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 bla. Una volta che ti addentri nel profondo del non senso della gravità o della relatività, è come sbattere contro un muro di formule demenziali, fatte apposta per i pazzi professori di matematica che non sono nemmeno in grado di comprendere come tutto questo possa avere senso, capire. Il lavoro sul modello della Terra globo è un modello, ma non significa che è vero. Oggigiorno i bambini sono condizionati molto presto con tutti questi libri sullo spazio. Il mio primo libro sul viaggio spaziale, Bambini nello spazio, il poliziotto speciale Zack, fa tristezza. È il gioco dell'evoluzione di Darwin, il darwinismo. L'ateismo e la religione della scienza sono come religioni, sono diventate religione, vengono adorate, vengono sbattute dentro la testa di bambini fin dalla più tenera età. Il mio primo libro, 7-8 anni fa, scaricabile gratuitamente, contiene un'ampia sezione su Darwin. Quell'uomo espone cose come questa, dove dice: supporre che l'occhio sia formato attraverso la selezione naturale, e lo confesso apertamente, sembra assurdo nella maniera concepibile più elevata. Ora è certamente vero che se gli uomini desiderano vivere in un ambiente decisamente più freddo, in 3 o 4 generazioni sono in grado di sviluppare un DNA che li può aiutare a superare meglio questo, ma non significa che deriviamo dai batteri. Questa immagine mostra che noi deriviamo da un moccolo di mare. Per molte persone che si stanno affacciando, desidero esporre il darwinismo. Esso crea l'ateismo. Non desidero addentrarmi troppo nella religione. Lo spirituale di questa chiacchierata, osserviamo l'ateismo.
Credere che non esisteva nulla e non accadde nulla dal nulla e non esplose nulla magnificamente senza alcuna ragione. La creazione di tutto è avvenuta da un grappolo di tutto riordinato magicamente da solo, senza alcuna ragione, che si è replicato autonomamente per diventare in seguito un dinosauro. Le persone oggi si fanno qualche domanda sui dinosauri. Quando si desidera ridimensionare chi crede che la Terra sia tonda, quando spieghiamo a qualcuno che la Terra è piatta, nella loro immaginazione si fanno questa idea. Questa immagine si fa strada nella loro mente. Questa immagine, lo sapete, non ha senso. Ah, dov'è il bordo? C'è solo bordo. E come fa la gente a vivere attorno al bordo? Da 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 da. Questa immagine è come un orologio che funziona dentro di voi, è un orologio che funziona fin dal ventre di vostra madre, un orologio che funzionava già a scuola, che è entrato nella vostra mente, dall'inconscio, ma il modello non è questo. Il Polo Nord è al centro, l'Antartica circonda tutto l'esterno, il Sole e la Luna sono della stessa grandezza, si comportano come dei riflettori, il Sole gira in spirale all'esterno o all'interno, creando le stagioni. Ecco perché è sempre caldo all'equatore, e sappiamo che c'è l'equatore. Il polo magnetico è sempre al polo nord, ed il polo sud punta sempre verso l'esterno, verso l'Antartica. Un'altra veduta di questo, una veduta semplicistica. Questa è la circumnavigazione. Se navighi con un'imbarcazione, se andate a vedere voi stessi sulla BBC come funziona la circumnavigazione, no, non l'hanno fatto. Di certo non l'hanno fatto. Questa è una vecchia mappa della Terra piatta, una mappa che aumenterà visibilità nei prossimi anni a venire. E questa è una foto che ci raccontano che arriva dalla NASA, dell'Antartide. Oh, un'altra ancora. Intendo, questa non è reale. Ed un'altra. Avete visto cose migliori ad Hollywood, no? Nell'Antartica, all'inizio del XIX secolo, si sono perse parecchie navi, gli strumenti impazziscono e ci raccontano che hanno costeggiato i muri di ghiaccio per centinaia, se non per migliaia di miglia. Questo è stato quello che è stato registrato. Se andate nell'Antartica adesso, trovate tutta l'area protetta e sbarrata. È governata dal Trattato Antartico fin dagli anni 50 e non si può neanche respirare là. Esistono operazioni militari e scientifiche. Questo è dove il Trattato Antartico passa il tempo. Esiste un muro di ghiaccio che circonda la Terra e qui hanno la forma di una piramide tagliata. Potrebbe trattarsi di complicità, ma se realmente volete andare in Antartica potete andare solo attraverso questi tre punti. È totalmente controllata da operatori turistici, un sistema piramidale, veramente. Il collegamento col trattato, con le nazioni del trattato. Una volta mi dissi, se fossi veramente ricco andrei in Antartica dall'India o dalle Hawaii, ed una volta pieni di soldi ci attrezzeremo ed andremo là presto, ma in quel momento vieni martellato da tante mail dove ti scrivono, no, non puoi andare, dov'è il tuo permesso? Devi compilare quel modulo, chi sei tu? Questo posto è sbarrato, veramente. Potete andare da questi tre punti, potete vedere alcuni pinguini, potete scattare qualche foto ed il gioco è fatto. Ti costa $10,000 questo lusso. Quindi, volete volare sopra l'Australia, dall'Africa o dal Sud America? Dovrete volare su queste rotte, su una terrasfera. Queste rotte non esistono. Ci raccontano che non si può perché l'Antartica è troppo fredda. Potete volare sopra il Canada, sopra la Svezia, Siberia, ma non potete fare questi voli perché non è possibile. Allora pensate, ok, facciamo questi voli, ma anche questi sono impossibili. Se volete fare questi voli, dovete farli passare attraverso l'Asia, Dubai, Los Angeles, e finisci il viaggio più o meno così. Sono le rotte più brevi sulla terra piatta. In queste liste di voli esistono delle rotte fasulle, dicono che sono dirette. Esiste una rotta dal Sud America al Sud Africa che abbraccia l'Antartica. Provate a prenotare, poi tornate da me. Il seme della disonestà. Un'altra chiave? Questa è la stella polare.
Grazie all'immagine time-lapse, la gente crede che la Terra ruoti, ma nel mondo della Terra piatta sono le stelle che girano sopra la Terra. Ora, se ci trovassimo su una Terra sferica che ruota attorno al Sole, dopo 6 mesi dovremmo esserci allontanati milioni e milioni di miglia e non potremmo scattare la stessa identica fotografia. Il pensiero scientifico comune come giustifica questo interrogativo? Succede perché le stelle sono lontane milioni e milioni di miglia del movimento del Sole dopo 6 mesi non si verifica, è veramente minimo se paragonato. Sembra più una risposta di convenienza. Le cose reali riusciamo ad estinguerle con i nostri veri occhi. Molti pensano che il Sole è 400 volte più grande, 400 volte più lontano della Luna, e questa è un'eclisse dove vediamo l'identica grandezza. È solo una coincidenza, no? Non è un pochino strano? Gli antichi alchimisti erano soliti disegnare il Sole e la Luna della stessa grandezza. La Luna è un oggetto molto interessante. Cerco di spiegarvelo velocemente. La Luna ha le proprie fasi, a differenza di quello che stanno facendo la Terra o del Sole. Non importa. Non importa di dove si trova la Terra o dove si trova il Sole, la Luna ha le sue fasi. Potete trovarvi in qualsiasi parte del mondo o da un'altra parte del mondo e vedrete la Luna nuova o la Luna piena. Fa quello che fa. La Luna è autoilluminata. Non riflette la luce del Sole. La luce del Sole è dorata, calda, secca, preserva e diminuisce i falò. La Luna è argentea, fredda, putrescente ed incrementa i falò. Gli animali e le piante reagiscono in modo veramente diverso rispetto alla luce della Luna o del Sole. La Luna richiede un grande studio e vi lascio per adesso. Per quanto riguarda gli antichi, tutti loro parlavano di terra piatta. Gli ebraici, in Israele, in Cina, nell'antico Egitto, i Maya, gli aborigeni in India, in tutto il mondo. Questa è una pittura dell'Egitto di un antico dio che mangia, circa 8.000 anni prima di Cristo, possiamo credere. Questa è una mitologia del nord. Induismo. Questa è presa dalla Genesi. Qui riproducono il firmamento nella Bibbia della Genesi. Nella versione ebraica si parla di cupola, sigillatura o soffitto. È interessante. Questo è tratto dal Corano. Buddista. Ho parlato di questo Monte Meru in un articolo su WikiWiki e ho trovato questo Monte Meru in diversi posti nell'est, nelle antiche scritture. Descrivono un monte nel mezzo che sale nel regno spirituale e cerchi attorno di montagne ed oceani, e i quattro continenti. Questa è ancora la stessa immagine. Il mondo celeste e il Monte Meru, il disco piatto con i quattro continenti, con anelli di montagne ed oceani. Questo è il buddismo giapponese. In questo in qualche modo il buddismo giapponese sembra fratello del cinese, del thailandese, ed affermano che il mondo era piatto, ed una delle suture del buddismo moderno è che ha trascurato questo. Il modello di Terra Globo zoppica un po' e sta per essere bucato molto presto. Nessuno l'ha mai osservato dal punto di vista da lassù, come si può sapere. Tanta gente dice, ma che mi interessa se la Terra è piatta o rotonda? Non ha nessun effetto su me. Invece cambia molto, molto. In 8 anni si sbriciolerà. Per il rispetto del sistema educativo, dei governi si sbriciolerà. I contribuenti si rivolteranno. Se ci troviamo al centro di tutto e la volta celeste ruota intorno all'uomo su questo bellissimo pezzo di natura, le cose assumeranno un'importanza più grande, la gente diventerà più prudente nei riguardi della propria vita ed il proprio orgoglio cambierà. Se siete nuovi su questa teoria della Terra piatta, se il modello della Terra piatta non va bene per voi, uscite, perché ho intenzione di mostrare un po' di teoria, di simbolismo e speculazione.
Desidero essere chiaro. Vado ad esporre delle teorie e speculazioni. E questo è il posto giusto per chi è già a bordo e conosce la Terra piatta e cerca il contorno di questo modello di Terra piatta. Si tratta di teorie divergenti. Per contrasto, i governi, le banche, il sistema educativo, tutti i libri sugli scaffali delle librerie e tutto quanto controllato. Questa che vedete è la mappa globalista delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, gli ultimi globalisti, adoperano la mappa della Terra piatta. È molto interessante. Questo è il film di Truman Show dove quel signore sta cercando di uscire all'estremità. Ha vissuto una vita noiosa a causa della moglie e il lavoro e sta cercando di uscire all'esterno. Questo è il film Il Trono delle Spade, molto popolare, con le alte muraglie di ghiaccio. Avevano un dio ed alcuni riuscirono a passare attraverso e scoprire un altro mondo. Questo è il mio film preferito, Dark City, girato nello stesso periodo di Matrix, ma che non ha guadagnato la stessa popolarità. Mostra un personaggio che scopre e risolve il modo di raggiungere il bordo della Terra piatta, della città piatta. Questo invece è il disegno che Google ha pubblicato nel Giorno Mondiale della Terra. Le carte da gioco degli Illuminati mostrano la Terra piatta e là vedete qualcosa che sembra il set del film sulla NASA. E questo è interessante. 9-11, sapete? Sappiamo che America ed Israele rasero al suolo le Torri Gemelle. Nella metropolitana, quella che ora chiamano Ground Zero, c'è questo disegno. Un occhio al centro della Terra piatta. È simile a questo. Per quale motivo si trova là? Osserviamo un attimo questa regola tibetana, torniamo al buddismo. Ancora una volta, questo mostra quattro continenti e per ogni continente hanno quattro pezzetti di terra. E questo antico testo dice, noi viviamo solamente nel continente a sud. Questa è un'ulteriore veduta, si tratta di un antico testo che dice, noi viviamo nel Jambovipa. Questa è ancora un'altra vista, viviamo su un disco piatto dove esistono gli esseri umani, quelli senza sensi si trovano nel mondo sottostante e nel mondo superiore. Questa è una sorta di piramide a gradini che mostra altri mondi, ancora umani su un disco piatto. Le stesse piramidi a gradini sono disseminate in giro per il mondo. Sono collegate? In questo disegno che abbiamo visto si vedono tre porzioni di terra per ogni continente. È forse vero? Magari esistono altre terre. È questo il motivo per cui sono protette? Dove vanno a finire tutti i 40.000 bambini che ogni anno spariscono? Finiscono in qualche colonia della pedofilia che permette a qualche migliaio di giocare? Dove sono questi 39.000 bambini? Intendo dire che cosa diavolo sta succedendo. Questo è il plateau di Atlantica. Molte persone non credono in Atlantica e se non addirittura non la conoscono, ma molta gente pensa che Atlantide era un posto, una civilizzazione utopistica con tecnologia avanzata e questo accadde circa 20.000, 15.000 anni prima di Cristo. Anche qui descrivono cerchi di acqua e di terra. Forse Atlantide era un posto dove esisteva l'intera orchestrazione o forse solamente una speculazione. Qualche cosa a cui guardo da molto tempo e che ho descritto molto nel mio blog, è il centro galattico piatto nella grande spaccatura, lo trovate su wikiwiki.com. Ovviamente questo non è il centro galattico del modello della Terra piatta, è semplicemente una lacerazione nel cielo, nel nostro cielo di stelle che passano sopra noi. Esistono storie ovunque nell'antichità che vanno dai Maya all'Egitto, ovunque. Gli aborigeni, i Veda, questo si aprirà come una pergamena o qualcosa di simile. Ci sarà un nuovo sole che si affaccerà se non accadrà un cataclisma, oppure si resetterà tutto.
Ho lavorato profondamente su questo e potete leggere un'ora circa su questo argomento dove ho collezionato tutte queste informazioni. Scorpione e Sagittario insieme. Il pungiglione dello Scorpione e l'arco del Sagittario puntano tutte e due su questo punto. Si tratta di una coincidenza? Vediamo anche le scie chimiche. Perché bloccano il Sole? La nuova generazione New Age narcisista dice: lanciano metalli su di me, vogliono che io dipenda da loro per il cibo e l'acqua. E gli agenti della New Age ripetono: non pensare al passato, non guardare al futuro, cerca di non fare niente e sopporta il peso. Si tratta solo di una tangibile e semplice modalità per non fare nulla. Una dottrina è comune. Perché se ti alzi presto al mattino in un giorno di scie chimiche, quello che potete vedere è che bombardano in fronte al sole, bloccano il sole. Mi piace pensare che si stenda qualcosa. E qualche ragazzo che conosco ha pensato, accadrà qualcosa nel 2012, ma ha creduto che è stato rimandato a causa delle scie chimiche. E la luna? Potrebbe trattarsi di un vecchio sole malfunzionante, perché ha più o meno la stessa velocità del sole, il suo diametro è della stessa grandezza, attraversa lo stesso percorso nel cielo. Se leggete il manoscritto 3.5 o leggete la cosmologia Jane, si inizia a vedere qualcosa, si riesce addirittura a guardare, a vedere un po' attraverso. Fa parte della mia lista delle teorie. Una cosa certa di tutte queste informazioni sulla Terra piatta è che stanno crescendo e crescendo. Quello che sta crescendo sono le divisioni fra le persone, i familiari, gli amici, i movimenti della verità, tanto per dire. Ma siamo nell'era della rivelazione e le divisioni creano attrito. Qualche volta la spada, per affilare la spada dagli attriti sulla roccia, probabilmente è una cosa naturale. Dovete investigare voi stessi per scoprire la verità. Sarete sottoposto agli insulti, alle pressioni, ai gruppi di credo del sistema, ma avete comunque il dovere di mostrare la verità quando scoprite le menzogne. Non esiste fumo senza le fiamme. Una cosa certa è questo codice divino di Fibonacci che si trova ovunque in tutta la natura. Li potete vedere nei batteri. Si tratta di un'intelligenza molto elevata. Queste sono a caso, sono immagini a caso. Se siete interessati a questo argomento e ad altri riguardanti la Terra piatta o ad altre cose che ho teorizzato o mostrato, digitate wakeywakey.com, sono certo che troverete qualche cosa di interessante. Nel periodo dell'inganno universale, raccontare la verità è un'azione rivoluzionaria. Ok, grazie per il vostro tempo e dilettatevi.